un brano che parla della responsabilità, cioè di come persone investite da un incarico che rappresenta insieme una chiamata, un'interpellanza e anche un atto di fiducia, reagiscono diversamente, cioè mettono in gioco la loro responsabilità in maniera differente. È una parabola che, e questo mi pare, no? Questo dice la vita di tutti e di sempre, dal bambino che comincia a rispondere alle sollecitazioni dei genitori, dei parenti che lo chiamano, che gli rivolgono la parola e lui comincia, no? A fare dei versi, a guardare, a sorridere, eccetera, fino ai momenti più elaborati della vocazione, che non finiscono mai, perché le interpellanze che vengono dalla realtà, dagli altri, dalle situazioni, dai cambiamenti anche della nostra esistenza, non finiscono mai. Ci si può solo illudere che finiscano eventualmente, perché uno si crea una realtà protetta, una bolla dentro la quale gli pare che il tempo e lo spazio siano sospesi. Ecco, ma poi succede sempre qualcosa, no? O arriva sempre qualcuno a ricordarti che non è così, che non è così. Anche a 55 anni può cambiare la vita. Sì, signore. Quindi questo è dice la vita di tutti, dice che la questione seria della responsabilità, del fatto che dobbiamo rispondere di ciò che vediamo, di ciò che sperimentiamo, di ciò che incontriamo, eccetera, non finisce mai e anzi viene a costituire la nostra umanità, la nostra libertà. Quindi in questo senso certamente, no, poter contemplare, poter avere attenzione per quelli che tra di noi sono in un momento della vita dove questa cosa la vivono in maniera particolarmente urgente, come i giovani, è una cosa che sollecita il nostro compito di aiuto, di guida, di attenzione, eccetera, ma che sollecita anche la nostra responsabilità. Noi siamo rimasti persone capaci di rispondere? Di essere, di interagire con la realtà? Perché nella realtà ci sono tante cose, ma è indubitabile che c'è anche Dio, che ci sono parole sue, che c'è l'opera del suo spirito. E se abbiamo inteso quel consiglio che è stato dal consiglio, magari fosse stato solo un consiglio, no? È stato un macigno posato sopra molte esistenze, ma facciamo che fosse un consiglio. Se abbiamo inteso bene quel consiglio, no? Che ci davano, no? A dire nella vita però a un certo punto devi decidere e la decisione poi è quella. Ci sono delle persone che dal 1830 sono identiche, eh? Cioè, il problema però è che nel 2018 tu dici, è passato qualche annetto, non c'erano i cellulari, no? C'era la monarchia, non è che proprio si può essere uguali, eh? La coerenza non è una virtù, non sempre, Anche Totò Riina è sempre stato coerente con la sua vocazione di mafioso, non ha mai cambiato, non si è mai pentito, non si è mai convertito. Cioè non ha mai cambiato radicalmente rotta alla sua esistenza. E può capitare di doverlo fare più volte nella vita. A Pietro almeno 3 volte. A Pietro, Pietro e San Pietro, quello lì del Vangelo, quello lì di Gesù, proprio lui. La prima volta quando ha lasciato il lago, la seconda volta quando dopo aver rinnegato, cioè tradito Gesù, no? Gesù l'ha ripreso, dice vabbè, e la terza volta quando davanti a Cornelio, negli Atti degli Apostoli, romano, dice così,
sto cominciando a rendermi conto che Dio non fa differenze di persone. Cavolo, però, cioè, sto cominciando a rendermi conto. Alludendo quindi eventualmente anche ad altre conversioni future, necessarie, necessarie. Vabbè, ma questo è l'introduzione. Bene, questo testo che abbiamo letto si trova...